Buonasera. c'è Red Ronnie. Red, sono felice di averti perché chi ha conosciuto come noi Franco Battiato sa che era già andato via da tanti anni, però oggi siamo molto tristi. Tu che cosa ci offrirai questa sera per ricordare Franco? Dunque, Franco Battiato, oltre a una persona gentilissima, era anche il più grande poeta spirituale che noi avevamo ed è qualcosa di straordinario perché lui ha programmato tutto, cioè lui addirittura in una canzone che è questa che vi faccio ascoltare adesso, già desiderava di abbandonare questo pianeta, si chiama Come un cammello in una grondaia. E ancora sto aspettando un'ottima occasione per acquistare un paio d'ali e abbandonare il pianeta. Acquistare un paio di ali e abbandonare il pianeta. Dopodiché lui ha fatto un documentario sul bardo. Il bardo è quel momento in cui tu sei tra la vita, la fine della vita e l'altra dimensione. In questo momento lui è nel bardo. E nell'ultimo suo disco, che è un disco postumo, è un provino praticamente, che si chiama Torneremo ancora, lui canta La vita non finisce. È come il sogno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, cioè avremo risolto tutti i problemi che abbiamo creato agli altri, torneremo ancora, ancora ed ancora. Questa è l'ultima canzone di Battiato. La vita non finisce, è come il sogno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Ecco, finché non saremo liberi torneremo ancora, ancora, ancora. Battiato ha descritto la vita e ha descritto quello che c'è oltre la vita. Ha descritto quali sono le priorità. Per un periodo è stato anche coinvolto dalla politica in Sicilia, ma non è andata bene perché la sua sincerità non era apprezzata in politica e lui ha sofferto molto di questo. Mi ha raccontato la sua sofferenza per come è stato trattato dalla politica. Dopo, se vuoi, ti farò ascoltare un po' di Povera Patria Dopo e poi, se vuoi sentiremo ancora, ti farò ancora ascoltare una i canzone. racconti di Red Ronnie. Io posso dire semplicemente di aver conosciuto un uomo libero, uno spirito libero e che ci mancherà tantissimo. Proprio quella sensazione che tu hai raccontato, cioè la sensazione di una persona che viveva più dimensioni, non solo quella terrena, e quindi è stato anche invitato dal Papa, è stato molto amato dai gesuiti. Insomma, Franco Battiato era molto spirituale e questo ci manca anche questa dimensione. Io voglio Ecco. tornare però da Red Ronnie che aveva fatto delle promesse su Franco Battiato. Red. Sì, guarda, ti faccio ascoltare due pezzettini che sono molto significativi. Uno è il pezzo politico che è Povera Patria e l'altro è una canzone che mi hai chiesto tu, fra l'altro, Sì, che che è di Giuni Russo, ho Un'estate al amato mare, l'ho tanto e trovata di tra i cui ho tuoi dischi. parlato con Battiato durante, dietro le quinte di un concerto Esatto. qui alla Conciliazione. È morta nel 2004, Allora, era questa intanto è giovanissima. Povera Patria. C'ha una voce. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene. Quello che fanno e tutto gli appartiene.
ecco, speriamo di andare questo al mare. Questo era Franco Battiato, era anche un'estate al mare e questo mi faceva impazzire perché era anche un'estate al mare, cioè lui era capace di, come i grandi artisti sono capaci di dipingere una Madonna e di fare il quadro astratto, lui era questo. Certo, Franco Battiato, cosa dire, noi sapevamo, e tu lo sai benissimo, che se ne sarebbe andato. L'ultima volta che ci ho parlato lui si era rotto il femore e gli ho detto: Franco, dico, ma secondo me tu hai voglia di staccare. E lui ha detto: ma sai che me l'ha detto anche il mio confessore? E lui aveva voglia, aveva già dato. Una persona decide di andare dall'altra parte quando ha già dato. Non è caso che l'ultimo periodo della sua vita lui l'abbia fatto silente, in silenzio. Ecco, in silenzio, però sulle pendici dell'Etna, in un grande castello, con la cappella restaurata, e con le messe che venivano pronunciate. Insomma, il silenzio di un monaco. Probabilmente lui aspirava a questa dimensione che purtroppo la malattia gli ha regalato, l'ha forse condannato. Lui era affascinato dai monaci del Monte Athos. Nella prima intervista mi parlò di questi monaci del Monte Athos che stanno isolati dal mondo a pregare per il mondo. E il mondo oggi ha bisogno, perché oggi, ieri ho avuto ospite una rappresentante dell'UNESCO, mi parlava del dramma del pianeta, della biodiversità che sta andando via, le api che hanno difficoltà a sopravvivere. E Einstein diceva che se muoiono le api, dopo 4 anni muore tutto il genere umano e animale. Quindi noi abbiamo dei problemi molti per difendere la biodiversità e tutte queste cose, e le preghiere dei monaci lui mi diceva che sarebbero servite, come secondo me sono servite moltissimo noi le preghiere di Franco Battiato. È un peccato, oggi vedi, venendo qua ho acceso e c'era una radio, un network, non dico quale, e il DJ ha detto: oggi ci hanno permesso di mettere un brano di Franco Battiato, ci hanno permesso, cioè nelle playlist delle radio di oggi, se non accadeva questo fatto, Franco Battiato non viene suonato. Questo succede inevitabilmente sempre quando un grande artista ci lascia, lo dobbiamo tenere presente. Grazie a Red Ronnie, che so che ci deve lasciare, dobbiamo dare la pubblicità, torniamo fra poco. Grazie Red.